Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto interessante che forse esula un po' dal mondo dei parchi, ma sicuramente molto centrale per quanto riguarda l'organizzazione di un viaggio a Orlando o comunque in qualche parte del mondo dove il noleggio dell'auto è una parte importante non solo della spesa ma anche dell'organizzazione. In questo video vedremo cosa serve per noleggiare un'auto, il mio metodo personale per noleggiarlo, ma anche che utilizzo ormai da anni per risparmiare, insieme a qualche altro accessorio che serve appunto per ottimizzare la spesa. Quindi vi chiedo subito di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella, di seguirmi sul mio canale Telegram dove tutti i giorni rilascio un pochino qualche news e qualche altra piccola cosa. Molto molto bello che mi piace così tenervi attivi da questo punto di vista, ma soprattutto tutto quello che vi farò vedere in questo video lo trovate sull'articolo di parsifan.com, dove ci sono tutti i link e tutti i vari siti dove fare quello che vi sto per mostrare. Quindi cominciamo subito l'argomento che quando si viaggia all'estero, soprattutto fuori dalla comunità europea, fa discutere tantissimo. Serve o non serve la patente internazionale? Dipende. Allora, la mia esperienza personale dice che in Florida tanti dicono che non serve la patente internazionale. Per noleggiare l'auto effettivamente non serve la patente internazionale, perché il noleggiatore, quando vai al banco, ti chiede la tua patente italiana, per noi italiani ci chiede la nostra patente italiana. Spesso però nelle clausole assicurative c'è scritto che la patente internazionale è un requisito, quindi a scanso di equivoci io la patente internazionale la faccio sempre, anche perché ha un costo relativamente basso, costa tra gli 80 e 90 euro se lo fate all'ACI, e poi comunque anche sul sito della Farnesina non è molto chiara questa cosa, se serva o non serva. Tanti dicono di no, tanti dicono di sì, però per una spesa così irrisoria rispetto magari a 2 settimane di vacanza all'estero, sicuramente farla non è questa grande spesa, appunto. Io la faccio praticamente ormai da anni, e quella che serve per gli Stati Uniti è la patente di guida secondo la Convenzione di Ginevra, che vale solo purtroppo un anno, quindi ragazzi, se andate entro i 12 mesi potete risparmiarvi di fare una seconda, altrimenti vi dovete rifarla tutti gli anni. Ci vuole circa 2-3 settimane per averla, quindi fate voi i vostri calcoli. Non è nient'altro che un librettino con tradotta la vostra patente in tutte le lingue del mondo. Non è che sia questo granché di cosa, però sappiate che farla è sempre meglio. Ripeto, non serve per noleggiarla, eventualmente potrebbe servire in caso di sinistro, quindi in caso di incidente, anche se voi siete super mega tutelati con la casco e il super casco, se non avete questo dovete sborsare di tasca vostra, e quindi per 90 euro penso che si possa fare. Comunque vi rimando sul sito dell'ACI, anche sul sito della Farnesina, vi metto tutti i link comunque nell'articolo di parsifan.com. Veniamo adesso a cosa utilizzo io sempre per noleggiare le auto. Ho noleggiato auto in Italia, in Germania quando abbiamo fatto la pazzia per andare un giorno a Fantasyland, in tutti i miei viaggi che ho fatto anche a Parigi, e soprattutto anche tutti i miei viaggi che ho fatto anche ovviamente in Florida. Ho sempre noleggiato l'auto, io sono uno che gli piace guidare, ma soprattutto gli piace essere molto molto autonomo in tutti i sensi. Io da anni utilizzo, per farmi un'idea, il sito secondo me più importante di questo settore, che è Rental Cars. Rentalcars.com fa parte della galassia Booking, tant'è che quando prenotate su Booking vi dice che potete noleggiare un'auto e vi reindirizza qua su Rental Cars. Appunto, è un comparatore, ma non solo un comparatore, come fanno tanti anche altre piattaforme, magari per i voli, ma qua potete soprattutto noleggiare direttamente dal sito. Bisogna stare attenti, bisogna avere un po' di accortezza nello scegliere o non nello scegliere, però io quello, le mie linee guida che mi sento di consigliare è: controllate su Rental Cars, controllate quali sono le migliori offerte e controllate lo stesso tipo di veicolo anche sul sito ufficiale, diciamo, della compagnia Avis, piuttosto che Budget e tante altre che ci sono, Hertz e tante altre cose che ci sono un po' in giro per il mondo, e fate un paragone. Dove vi conviene prendetelo, perché così non sbagliate mai. Rental Cars offre anche un'assicurazione contro tutti i rischi possibili e immaginabili, ma attenzione, vi spiego nel dettaglio come funziona, perché purtroppo qualcuno è rimasto un pochino fregato. Sostanzialmente, se già nel noleggio c'è tutto compreso,
Ok, fare l'assicurazione aggiuntiva di rental cars non ha alcun senso, perché sarebbe una doppia assicurazione. Nel caso in cui nell'assicurazione non sia tutto compreso, ad esempio la casco, ok, quindi dovete dare sempre una caparra, attenzione, una caparra 99 volte su 100 va data con carta di credito e con carta di credito vera, non con una ricaricabile, né tantomeno in contanti, ok, quindi ci vuole una vera carta di credito. Sul sito comunque trovate quanto effettivamente potete, dovete lasciare in, come caparra. Nel caso in cui appunto questa caparra dovesse essere prelevata perché, non so, sparisce l'auto, ve la distruggono o tante altre cose, l'assicurazione di rental cars non pagherà direttamente la compagnia. Sarete voi a dover lasciare questa caparra in mano alla compagnia, perché appunto avete creato dei danni direttamente o indirettamente, e poi sarà rental cars intorno al mesetto, mi sembra, a restituirvi quei soldi. Quindi attenzione, c'è anche questo piccolo meccanismo. Comunque, se volete una panoramica generale su come funziona Rental Cars, vi lascio il video pippone su un tutorial su Rental Cars all'interno dell'articolo. Un altro trucco che io utilizzo, quindi qua veniamo un attimino nella parte dei trucchi per risparmiare, ci sono delle cose molto basilari. Quando arrivate al bancone dell'autonoleggiatore, dite sempre no upgrade, perché non volete niente in più, che siete a posto, perché se cominciate a dire sì, loro flaggano e poi vi trovate degli add-on, quindi delle cose in più, perché se ne approfittano, loro guadagnano tantissimo solo sugli extra, l'assicurazione, l'upgrade dell'auto e tante altre cose di questo genere. Quindi attenzione, perché magari dopo 10-12 ore di volo siete un po' così stralunati e potreste incorrere in queste cose. A me è capitato una volta, per non cascarci mai più, è stato bello, ci hanno fatto un upgrade, ero convinto che era gratuito, poi col piffero che era gratuito, però comunque dite sempre no che non volete l'upgrade, no che non volete add-on, che siete già a posto. Altra cosa che consiglio di fare è controllare sempre sul sito se ci sono delle offerte, soprattutto magari che inizialmente possono sembrare più alte come quotazione, però magari all'interno hanno già il secondo guidatore. Tante compagnie fanno pagare il secondo guidatore aggiuntivo parecchi soldi, anche 10-15 euro al giorno, quindi fate i vostri conti, perché spesso succede che aggiungerlo direttamente al bancone oppure sui siti internet delle varie compagnie costa parecchio. Magari su Rental Cars o altri siti delle compagnie hanno un'offerta particolare che dicono: mi dai 50 euro, 50 dollari in più, e dai per tutto il tempo uno, due, addirittura tre magari guidatori aggiuntivi. Attenzione che anche il guidatore aggiuntivo dovrebbe avere la patente internazionale, quindi state ben attenti. Altre cose aggiuntive che sicuramente magari potrebbero servirvi o tenteranno di vendervi è il seggiolino, se avete un bambino come noi. Se siete in Europa, noi di solito solitamente facciamo imbarcare, mettiamo dentro uno zainone gigantesco che abbiamo preso apposta, o una borsa un po' rigida, comunque si trovano in giro queste cose per mettere dentro. Almeno Federico usa il booster, quindi solo il seggiolino per tenergli alto un po' il sedere, diciamo, e quello lo imbarcano anche gratuitamente spesso, perché comunque è considerato un accessorio e non vi fanno pagare niente. Magari lo dovete imbarcare dove ci sono i fuori forma, i fuori misura, ok, e poi lo andate a recuperare sempre in quella zona lì. Quindi, perché noleggiare un seggiolino anche all'estero, anche in Europa, costa parecchi soldi, anche 20-30 euro al giorno, quando magari ad esempio noi in America, visto che in America non è omologato, perché siamo in Italia, cosa abbiamo fatto l'ultima volta? Abbiamo acquistato al Walmart, è costato veramente pochissimo, siamo andati nel primissimo Walmart appena fuori dall'aeroporto, abbiamo fatto pochi chilometri senza il seggiolino, lo so, prenderò delle bastonate per questo, però l'abbiamo acquistato tipo dopo 2 chilometri dall'aeroporto, ci siamo fermati, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo acquistato il booster, poi l'abbiamo usato per tutta la vacanza e poi l'abbiamo lasciato lì, non l'abbiamo portato in Italia, non sapevamo dove metterlo. Quindi un altro consiglio: attenzione al seggiolino, se potete portatevelo, informatevi bene con la compagnia aerea, spesso ve lo fanno imbarcare gratuitamente. Un'altra cosa che sicuramente verrà comoda è il navigatore. Allora, attenzione, ormai abbiamo tutti il navigatore dentro questo aggeggio, ci sono varie app, c'è il famosissimo Google Maps, Waze, ce ne sono tantissime di app gratuite e a pagamento. Attenzione, perché tante richiedono espressamente una connessione internet costante e tante altre magari no, quindi fate i vostri conti. Io cosa faccio solitamente? Non noleggio ovviamente il navigatore, perché anche lì ci sono certe offerte che magari te lo danno gratuitamente, altre te lo fanno pagare un sacco di soldi, e se starete negli Stati Uniti o comunque all'estero per parecchi giorni è un costo non indifferente. Io cosa faccio solitamente? Mi porto
questo aggeggio che mi sono costruito io, perché è un attacco per la GoPro. Comunque su Amazon si trovano i classici porta cellulari. Io consiglio sempre quelli di prendere che si attaccano al vetro, ok, perché non saprete che macchina vi daranno. Di conseguenza sconsiglio quelli da bocchette dell'aria, perché magari non si attacca, ok. Comunque su Amazon ce ne sono a bizzeff, vi lascio qualche link nell'articolo. Con 10-15 euro ve la cavate, ve lo attaccate al vetro e siete a posto. Attenzione però, perché qua, usandolo sempre come navigatore, io mi porto sempre dietro un caricatore da accendisigari con quattro porte, ok, e ovviamente un cavo da 2 metri, perché non sai mai dov'è l'accendisigari rispetto a dove vuoi piazzare il navigatore. Quindi sono queste 3 cose, quindi la ventosa, il cavo e il caricatore, che vanno sempre portate insieme allo zainetto che mi porto sempre con me. Con questo risparmierete un sacco di soldi. L'ultima volta in America ho usato TomTom, ho scaricato l'app, costa 2-3 euro per un mese, e mi sono trovato molto molto bene sia online che offline, funziona alla grande. Altre app tipo Google Maps permette addirittura di scaricare la mappa di un intero stato e utilizzarla, mi sembra, per 15-20 giorni. Attenzione che se siete offline non avrete la possibilità di fare un ricalcolo per, non so, lavori in corso piuttosto che traffico intenso. Quindi quello che consiglio io è anche dotarsi di un piano telefonico, soprattutto mirato per dove andrete. Sappiamo che fortunatamente in Europa ormai il roaming è in qualche modo compreso nel nostro già abbonamento, quindi questo non avete nessun tipo di problema. All'estero, soprattutto negli Stati Uniti, fate un piano dedicato. Io ho TIM da tanto tempo e la TIM ha un'offerta veramente fantastica, andatela a vedere, vi lascio il link qui sotto, che con pochi euro avete un sacco di giga, un sacco di telefonate. Però se non avete TIM, perché ho guardato un po' in giro e anche le altre compagnie vere, non quelle virtuali, diciamo, italiane, non sono il top da questo punto di vista, vi consiglio questa SIM dati che addirittura è di T-Mobile, che è la più grande compagnia che c'è negli Stati Uniti. La comprate su Amazon, selezionate i giorni che vi serve e, esempio, per 15 giorni costa poco meno di 40 euro, ma avrete tutto illimitato. Illimitato significa telefonate, SMS e navigazione. Non cosa da poco da sottovalutare, sommando che comunque lo dovete usare magari per la navigazione, per telefonare, soprattutto magari per utilizzare i social o quello che vorrete. Nei parchi a tema, esempio, il wifi c'è, presente, funziona molto molto bene, però ogni tanto non va. Funziona molto molto bene, ma ogni tanto non va, e quando non va e vi serve una connessione assolutamente per vedere i Fastpass e tutte le altre cose, io la faccio sempre. Faccio TIM perché ho TIM, altrimenti utilizzate questo tipo di SIM su un secondo telefono, oppure se avete un telefono che porta 2 SIM, mettete la vostra più questa, quindi vedete voi come meglio organizzarvi. Quindi, ricapitolando, fate in furbi, investite un po' del vostro tempo per andare a spulciare tutte le offerte su Rental Cars, ma anche su altri siti internet direttamente delle compagnie. Non mi sta pagando nessuno per sponsorizzare Rental Cars, è una cosa che utilizzo io da anni, mi trovo bene, mi sembra anche giusto raccontarla. Organizzatevi quindi per il navigatore, la ventosa, il caricatore, perché sono cose molto molto utili. E attenzione, ricordatevi sempre, negli Stati Uniti, la patente internazionale, che sono 90 euro spesi molto molto bene. Spero che questo video vi sia stato utile, molto conciso, molto veloce, ma ci tenevo a fare questo video perché se alloggerete off-site, come ho fatto vedere settimana scorsa, l'auto vi servirà, e l'auto è una grossa spesa per tutta la vacanza. Se prenotate per tempo ci sono sempre un sacco di offerte qua, appunto, su Rental Cars come su altri siti delle compagnie. Quindi io vi consiglio sempre, come sempre, se mi conoscete da un po', di fare tutto per tempo. Ciao ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima, grazie mille. Io vi ricordo sempre un bel like, iscrivetevi al canale, attivare la campanella e buon auto noleggio, buon viaggio, buon on the road, non so. Andate ad affittare lo stesso anche per girare nel cortile, magari vi fate un'idea di come funziona il tutto.